grazie per essere. Questa mattina, nella sede del comando provinciale dei carabinieri di via Arnienze, il colonnello Cosimo Damiano Di Caro, comandante provinciale dei carabinieri di Chieti, ha fatto gli onori di casa, soprattutto ha presentato i nuovi comandanti delle compagnie carabinieri di Atessa, Francesco Giovine, di Chieti, Renato Lanzolla, e di Ortona, Alfonso Venturi. Ascoltiamoli. Sicuramente sarà attenzionato dal nostro comando in termini prettamente e squisitamente di ordine pubblico eventuale, fermo restando ovviamente l'intento anche lì di mostrare anche la nostra sostanziale vicinanza a quella che è una realtà assolutamente di primo ordine, non solo per Chieti, per la provincia, per Atessa, ma appunto per tutto l'Abruzzo. È una bella sfida, no? Sì, è una sfida molto molto bella, non vedo l'ora, insomma sono già molto entusiasta di questo incarico, come ho già detto, e sono fermamente convinto che lavorando duramente e con impegno sul territorio effettivamente potremo dare delle risposte concrete a una realtà che è molto vasta e ha problematiche differenti, quindi siamo lì pronti ad accogliere questa sfida e a dare una risposta efficace nei confronti del cittadino. Quali sono le priorità? Ma le priorità, come dicevo prima, chiaramente per noi è il cittadino, quindi dovremo essere bravi a creare quella sicurezza, parliamo ovviamente dei furti in abitazioni ma anche delle truffe, ma chiaramente lavoreremo anche per quanto riguarda la violenza di genere, perché spesso è un fenomeno ancora sommerso. Ci occuperemo anche di legalità nelle scuole, cercheremo di portare il nostro contributo per quanto riguarda il concetto di legalità anche tra i giovani, soprattutto nelle scuole. Comandante, giornata importante, squadra al gran completo, potremmo dire così. Sì, oggi è importante per la provincia di Chieti presentare gli ufficiali neogiunti, è un modo per dire ai cittadini che noi ci siamo. L'Arma dei Carabinieri ha dalla sua parte la capillarità, con 46 stazioni che sono dislocate sull'intera provincia. Questa presenza dei comandanti di stazione deve costituire un incentivo per i cittadini a rivolgersi alle istituzioni.